degli spostamenti. Su testa e braccio c'è un mondo vero e proprio, cioè sul controllo poi della destra che possiamo avere in questa posizione, sono tante piccole cose da verificare. Innanzitutto, questo l'abbiamo detto tante volte, non preoccupatevi di andare subito a chiudere la ghigliottina, perché questo può significare comunque difesa da parte sua, ben un po' difesa. Vediamo, siamo loro. Dalla parte opposta. Ma testa, braccio, gomiti chiusi, la nostra mano che controlla la testa sta qui, non qua giù, qui. È solo l'avambraccio praticamente che controlla. Testa sua è rivolta verso di noi, il braccio esterno è controllato in qualche modo. Che stia qui o che stia all'interno, comunque chiuso, non aperto, chiuso. La testa sotto, non sopra, a meno che la sua testa non sia esattamente al centro. Ok, allora può cambiare la situazione perché qui possiamo noi utilizzare questo tipo di finalizzazione o addirittura di ribaltamento a seconda. Ma se vogliamo attaccare lui in altre cose, è preferibile avere la testa qui. Questo ci consente di andare sotto, lateralmente, sopra se vogliamo, proiettare, andare lateralmente. Arriviamo, chiusura, testa di qua, in modo che lui non possa uscire da questa parte. Di qua non può uscire, prova a uscire da là, non può uscire, perché la testa sua è girata da questa parte. Lui per uscire di là deve alzare sta spalla e deve girare. Se la testa sta da questa parte, lui la spalla non la può alzare. Chiaro? Quindi non può uscire, può uscire solo da questa parte. Quindi se io sto sopra, lui qui può uscire. Se io sto qua, già di qua è complicato, di là è già diventato complicato, adesso è diventato complicato pure qui. Sotto adesso è diventato complicato, sopra è diventato complicato. C'ha quattro punti di pressione. Uno, due, tre, quattro. Ok? Contrariamente qui esiste solo questo. Se lui difende questo con un solo braccio, difende questo, è già diventato un problema per me. Perché questa strada io ormai non la chiudo più. E questa non la chiudo più. Quindi do a lui la possibilità di uscire. Quindi cominciamo a fare controllo. Presa della testa e del braccio. Ricordatevi sempre, la prendiamo facendo fare lui lo spostamento di una gamba. Questo fa sì che il suo livello cambi, perché cambia l'apertura della base. Ok? Quindi se io sono alto, oh, ma questa è l'altezza mia. Ok? Nel momento in cui faccio un passo laterale o in avanti, la base si apre, l'altezza della testa mia cambia, no? Quanto sono sceso? Parecchio, no? Ma lui non mi ha toccato. Lui non mi ha spinto in basso. Lui mi ha fatto solo spostare sta gamba in là. E adesso me lo posso spostare dentro. Quindi non l'ho portato giù facendo un atto di forza. Ok? Ma costringendolo magari a difendere, a spostarsi, ok? E se sulla prima c'è questa, sulla
Sulla seconda, quando lo tira e viene in avanti, lui scende ancora di più. Quindi ogni volta che lui farà un passo sul primo è questo, sul secondo andrà ancora più giù. Sfruttiamo quindi il suo spostamento per far cambiare livello suo e no questo lavoro. E lui sta qua, lui mette, come sente questo, lui fa questo e non c'è verso. Ok, quindi lui non deve sentire che l'obiettivo nostro è questo, altrimenti reagirà sempre così. Questo ci può far comodo magari per entrare alle gambe e fare altre cose, ma non quando prende destra e braccio. Stiamo qua, morbidi sopra, l'attacchiamo. Spostamento, tirata a noi. Proviamo.